Ci sono luoghi che sono involucri di storie, scenari costanti di relazioni umane, spazi adibiti ad ospitare dialoghi, quindi scontri, quindi incontri, racconti, confronti, spesso racchiusi, obbligati in uno spazio circoscritto. La donna dal vestito scuro guardò l'Atlantico e in quel momento sentì gelido il ferro di 30 sbarre. 30 sbarre, la gabbia del suo tempo. Di quella gabbia allora capì che anche l'oceano era ignaro e prigioniero. C'ero dentro. Va bene. Anche se non vi piace, c'ero dentro fino al collo e non da esterna. Falsa e ridicola! Sei ridicola! Quindi fai ridere! La nostra ansia di soluzioni non può non scontrarsi frontalmente con l'inafferrabilità delle dinamiche complesse, la loro aggrovigliata contorsione, il continuo trasformarsi di una realtà che, ci piaccia o no, è plastica, mutante e mutevole. Non sono qui per i buoni sentimenti. Tu con me non li hai mai avuti. Eri un'esterna. Eri un'esterna. Eri un'esterna. Eri un'esterna. Eri un'esterna. Ed è rovente perfino il silenzio, inospitale ad ogni parola. Pronto a incendiare come polvere pirica. Voglio essere un'estranea, una qualsiasi, senza nome, senza viso. Non mi cercate, non voglio tornare. Nessuna famiglia, nessuna gabbia. Statue, rigide, inflessibili, indecifrabili, colloquio inesistente. Evviva la morale, evitare, evitare, sparava, sparava, tua figlia, figlia mia, niente, evitare, la gabbia, la gabbia! Il parlatorio è statuto qui. Un parallelepipedo compreso e compresso tra due rettangoli di una porta e di un'enorme finestra. Ma chi sei venuta a cercare? Chi pensavi di trovare? Qui non c'è tua figlia. Chiunque ti sta davanti ora, in questo momento, non è lei. Parlare, voglio solo parlare, parlare, voglio solo parlare, parlare, voglio solo parlare, parlare, voglio solo parlare.